facciamo una piccola passeggiata, andiamo verso il foro e vedremo che andando verso il basso il GPS verificherà la nuova nostra posizione e ci farà vedere in quel punto cosa c'era. L'applicativo lo possiamo avere sia su dispositivi mobili, quindi insieme con noi, sia possiamo usufruirne a casa o su internet attraverso il sito, anche scaricando un'applicazione come se fosse un gioco normale, quindi resta all'utente, non è necessario poi andare ogni volta sul sito. Se ci spostiamo un attimo possiamo vedere come funziona meglio. Ci stiamo spostando perché la nostra posizione viene rilevata dal GPS. All'orizzonte è l'ingresso del foro. Okay. Lo centro meglio. Eccolo qua, scusa. Navigare ed esplorare il sito ricostruito. Una versione diciamo sul sito stesso, e quindi cosa succede? Che questa qui praticamente attraverso il satellite GPS il cellulare è in grado di capire in che punto del sito ci troviamo e ci fa vedere le ricostruzioni del sito com'era prima, ed è molto comodo perché così noi camminando, passeggiando nel sito possiamo andare a vedere intorno com'era il tempo. Questo qui è quello che vediamo, è l'ingresso del foro. Allo stesso modo possiamo... E qui, quindi dove stanno camminando, ci ha fatto vedere la piazza, è vero, il porto. Adesso ricominciamo tutto, la piazza. Proprio dove passeggiando era il buco per l'entrata. Poi in fondo lì c'era la basilica che ancora si vede qua. Si aggiorna perché cosa succede? Man mano che ci spostiamo orienta la telecamera secondo la nostra direzione. Allora ora sto giocando, un po' lo sposto così, un po' lo sposto così, quindi per farlo vedere a tutti, quindi si sposta. Sì. Lo sposta perché lui crede che io stia andando da quel lato. Quindi tu lo puoi utilizzare con... Attualmente questo si può usare con gli iPhone, però stiamo cercando di coprire il maggior numero di dispositivi mobili che stanno in commercio. Però cosa succede? Per andare incontro anche alle persone che o non hanno un dispositivo mobile di ultima generazione, o comunque se vuole farlo da casa, stiamo espandendo il sito web introducendo lo stesso materiale anche sul sito internet, quindi l'utente va sul sito e può navigare con la tastiera e il mouse, però lo vede chiaramente. Logicamente, non quando è qua. Sì, logicamente viene meno la parte affascinante dello stare nel sito, nel stare in mezzo alle rovine e vedere com'erano una volta. Adesso vedrete per i ragazzi. Sera. E poi abbiamo, insomma, questa è tutta la ricostruzione, questo è il foro. E praticamente adesso vedrete la stessa cosa con il GPS, dove questa volta però il movimento... Scusi che... No. Noi ci troviamo adesso proprio qui, in questa posizione. Abbiamo il foro, abbiamo i due tempietti. Il tempio minore, 17,8,40 metri, venne edificato nel corso del secondo secolo a.C., con le stesse caratteristiche dell'edificio maggiore. Entrambi avevano tetto in travi di legno generate e decorate da fronte e in correttura di terra. E poi abbiamo anche la possibilità di vedere le schede, che sono anche delle schede più approfondite per chi non ha voglia, magari per farlo anche da casa, quindi per avere anche più informazioni, perché adesso abbiamo avuto alcune informazioni sull'oggetto, però potremmo avere anche altre informazioni, e quindi abbiamo del testo, abbiamo anche degli approfondimenti del testo e dell'audio. Adesso vi faremo vedere la stessa cosa però con il GPS, dove in qualche modo il movimento dell'utente non è il movimento che ho fatto io manualmente, ma è il sistema che va da solo in base alla posizione. Lì ancora non abbiamo inserito le schede,
perché comunque stiamo completando l'ottimizzazione dei modelli, perché chiaramente pensare di mettere la stessa risoluzione su quei dispositivi più piccoli è un po' complesso, quindi stiamo riducendo i poligoni che vanno a comporre i modelli, però in giro di pochi giorni sarà ottimato anche con le schede. Ci torniamo noi. Come? Sì. Ci torniamo.